L'amianto sin dal 92 è fuori legge, però continua ad esistere a provocare morte e malattie. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione degli infortuni. Allora l'INAIL chiede che ci sia un futuro senza amianto. Santo della Volpe. Di amianto si muore, e questo ormai è un dato di fatto, ma la novità degli ultimi dati è che si muore in realtà di lavoro. Perché la ricerca dei tumori perduti, come l'ha chiamata la Procura di Torino, ha portato alla scoperta di cifre impressionanti. Nella sola provincia di Torino i morti per esposizioni lavorative sono stati 23.905 e di questi 1.849 i morti per malattie d'amianto. E se questo è il dato di Torino, bisogna pensare a cifre ben più gravi in altre parti d'Italia. Così si spiega perché le denunce presentate all'INAIL siano molto alte, in particolare per l'amianto, sono già più di 560.000 le richieste di risarcimento. Malati, morti e parenti di vittime di tumore ad asbestosi, quella polvere che oggi l'INAIL chiede che sia eliminata dal nostro futuro e per le cui vittime chiede giustizia, perlomeno ottenendo il risarcimento promesso dal fondo istituito dalla legge del 2008 per 52 milioni di euro, mai però diventato operativo. È un appello alle istituzioni, alle forze politiche, al governo, a tutti quanti, perché si facciano rapidamente tutti i passi necessari per completare questo processo. E poi c'è il problema della bonifica, è rischiosa e costa. E per ora si è fatta in minima parte, perché non è chiaro chi deve pagare per questa operazione ormai necessaria. Oggi come oggi è la collettività che deve farsi carico dei danni ambientali che sono stati procurati nel passato.